Nel giro le chiamavano la magra e bella. Al blitz di aprile e maggio erano sfuggite perché all'estero. Le due avvenenti maîtresse colombiane, 31 e 32 anni, uccel di bosco, sono state fermate ad Alicante, in Spagna. La comunicazione del fermo ieri pomeriggio direttamente dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione info-investigativa fornita dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Nocera Inferiore, che a seguito di una protratta attività investigativa era riuscito ad individuare la località dove le due donne si erano rifugiate per sottrarsi all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore il 23 di aprile. Il blitz dei carabinieri del colonnello Simoniello e del capitano Scafarto era scattato nella notte del 2 maggio proprio a Nocera Inferiore in tandem con i militari di Como. Tre i nocerini in manette, nella città del Lago invece, nella rete, un cittadino peruviano. Associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, l'accusa per tre dei quattro. Concorso in sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione per il titolare dell'albergo di Nocera Inferiore, dove le lucciole ricevevano i loro clienti. L'inchiesta aveva consentito di ricostruire un moderno ed organizzatissimo mercato del sesso con epicentro a Nocera Inferiore. L'organizzazione in ginocchio gestiva centinaia di prostitute, ma anche viados. Gli incontri avvenivano attraverso contatti stabiliti con annunci web oppure sui quotidiani. Le alcove erano disseminate tra Nocera Superiore, il numero maggiore di appartamenti a luci rosse individuate dai carabinieri era proprio lì, Nocera Inferiore, Salerno, Avellino, Como. Le lucciole ed i trans, tutti di origine colombiana, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno spagnolo, arrivavano in Italia per entrare nel giro. 100-120 euro il costo delle singole prestazioni sessuali. Le due fermate in Spagna, secondo gli inquirenti, si occupavano di pagamenti, di contatti web, ma anche di assicurare l'alternanza delle ragazze per non destare sospetti.